I miei amici sono un maker, però sono un maker che derivo, diciamo, dalla base. Io non ho studiato, non ho fatto superiori, però sono licenza media, per cui sono un autodidatta puro. Il mio coso è che a me piace sperimentare sulle cose nuove. Adesso mi sono approcciato alla stampa 3D da marzo, per cui sono pochi mesi che utilizzo la stampante 3D. Provengo da lavorando nel settore metalmeccanico, ho esperienza di meccanica e mi sono acquistato una stampante diciamo un po' già avanzata per quello che riguarda la stampa, sapendo già di farmi male, perché sono fatto così, io parto sempre da grande, voglio fare cose più grandi a volte di me. E ci ho messo del tempo per arrivare alla prima stampa, ci ho messo un mese per avere una stampa che si possa chiamare stampa. Ci sono stampanti già preconfezionati, diciamo, sono preassemblate, sono un paio di pezzi, c'è la parte del piatto e la parte della dove ho montato l'estrusore, che in un'oretta si montano e non ci sono problemi. La mia per montare ci ho messo 7 ore per montare tutto l'involucro. E poi la configurazione sono davanti settimane. Ecco, partiamo da quello che cos'è proprio il cenno storico, da dove nasce la stampante. La stampa nasce nel 1986 con la pubblicazione del brevetto di Kruijskool, che inventa la stereolitografia, che egli stesso definisce un sistema per generare oggetti tridimensionali basati sulla creazione di un modello trasversale dell'oggetto da costruire. Cioè, l'oggetto viene tagliato a fette e poi viene costruito strato per strato. Esistono vari tipi di stampa, c'è la stampa SLS, che è la selective laser sintering. Praticamente è una polvere che viene indurita con un fascio laser. C'è un piatto dove ci viene stesa la polvere. Il laser passa e solidifica un strato del modello, e poi scende il piatto, viene messo un altro strato di polvere e il processo continua. Questa è la SLS. Poi c'è la FDM, che è la modellazione per produzione fusa, che è quella che viene più utilizzata dai maker per la sua semplicità, che è composta di un filamento di plastica, di varie tipologie di plastica, che passa attraverso un estrusore. Viene riscaldato da un ugello e viene fusa la plastica e viene depositata su un piatto di stampa che viene riscaldato, a volte no, dipende dal tipo di plastica si usa. E poi c'è la SLA, la stereolitografia, che è praticamente un polimero in gel. C'è una vaschetta dove c'è questo polimero gelatinoso, e sempre con il laser oppure con un proiettore che lancia un fascio ultravioletto, fa indurire questo gel, e questo lavora a livello contrario. Praticamente c'è un piatto che si appoggia dentro la vaschetta e viene tirato su, e la stampa viene a rovescio, viene creata a rovescio. Questa stampa ha una qualità di grafica, di visuale molto migliore di tutte le altre, perché le altre sono fatte a strati. Questa sì è fatta a strati, ma il gel ha una qualità di visiva e si può andare a una definizione maggiore. Ovviamente queste le ho già spiegate, la SLS, la FDM, che questa è quella, uno dei primi prototipi delle stampanti che usiamo nel Movie Maker, che è partita, che è una Mendel. Sì, nel 2005 il dottor Adrian Bauer fonda RepRap, che sta per Replication, Prototipazione di Replicazione. Praticamente creando una stampante, essa poi ha stampato i pezzi per le stampanti future. Nel 2009, fino al 2009, nel 2007 è nata la Darwin, nel 2009 la Mendel. E adesso è uscita la Huxley, che non ho più seguito il progetto. Praticamente questo è come funziona
c'è un filamento che è del diametro di 1,75 per la maggior parte adesso nel commercio si usa questo, quando sono partite era da 3 mm perché veniva utilizzata un estrusore, qualche persina a filamento che aveva un riduttore. Poi la maggior parte hanno visto che era meglio questo qua, quel filo da 1,75 si trova la maggior parte di tutti questi qua. Il filo passa attraverso un motorino, un motore passo passo che fa trascinare il filo dentro una camera dove c'è l'estrusione. Qui viene, c'è un cubetto di alluminio che viene riscaldato da una resistenza e fa uscire il filo sul piatto di stampa e la macchina muovendosi sugli assi di sicilo crea l'oggetto. Dopo ogni strato si abbassa la stampa, che qui ce ne sono di vari tipi di sistemi. Allora, i materiali. Il più comune è il PLA, che è l'acido polilattico, è il più facile da stampare, viene utilizzato prevalentemente per fare oggetti, pazzetti o soprammobili, quelle cose lì, pazzetti, è più adatto. L'ABS è il materiale più critico da stampare, è il più resistente ma anche più critico, vengono fatti, non so, i fanali delle auto con l'ABS. Perché quando si raffredda si ritira, ritirandosi tende a sollevarsi del piatto di stampa e crea queste problematiche, è difficile farlo stare attaccato al piano di stampa. Poi è uscito il PETG, che è il polietile di polietilene terreplastatico glicolizzato, vuol dire che è praticamente la plastica che viene usata per le bottiglie. È un materiale che sta prendendo molto piede perché è l'anello di conduzione tra il PLA e l'ABS, cioè ha la resistenza dell'ABS e la facilità di stampa del PLA e non ha restringimenti di materiale. Poi c'è il TPU, che è il poliuretano termoplastico, che è un materiale gommoso che serve per fare le foglie dei cellulari, che si possono fare, oppure delle gomme, delle macchinette, qualsiasi cosa che necessita una certa morbidezza. La morbidezza secondo vari tipi di materiale, ce ne sono più tipi di TPU in base al loro brand. Recentemente sono comparsi anche nel mercato dei filamenti che simulano dei materiali quali il legno, la fibra di carbonio e l'alluminio. E questi qua sono costruiti dal 50% della maggior parte PLA, un po' meno ABS, e il restante è la polvere del materiale in cui si devono fare, ad esempio polvere di alluminio, fibre di carbonio, oppure legno, anche di qua c'è la caccia, si trova vari tipi. E gli oggetti che si creano hanno, ad esempio nel legno, hanno il profumo, sembra legno, non si ha la sensazione che sia plastica, si ha la sensazione del fatto che sembra legno. Ci sono anche altri materiali tipo che simulano il marmo, ma quelli non sono aggiunte di marmo, è solo una colorazione, ma lì è un filamento di PLA bianco con dei puntini neri e sembra un po' marmo. E gli stampanti ce ne sono di due tipi sostanzialmente del sistema di stampa. Quella a destra è la Delta, che funziona praticamente con tre braccetti solo, cioè non ha l'asse XY, ha un asse XY insieme che gira, che lei girando assieme e fa, e andando su, fa anche tirando più su una parte o l'altra, riesce a lavorare un po' tridimensionalmente, ma è tutto un concetto diverso dalla cartesiana che lavora su assi all'angolo retto. Quale scegliere? Dipende da cosa uno vuole fare, il costo più o meno siamo lì. Diciamo che la Delta è più indicata a fare vasi, a fare oggetti che si sviluppano in altezza, mentre la cartesiana su oggetti che si sviluppano in altezza, anche in altezza perché può raggiungere anche l'altezza, però principalmente per oggetti di grosse dimensioni, più grandi dimensioni.
il software che viene utilizzato, ce ne sono vari, c'è la Slicer, open source pura, Slicer, poi c'è anche di altri proprietari che devo dire hanno qualche, ce n'è uno che ha qualcosa in più, ma il 90% della stampa si può usare Slicer di uso e va benissimo, non abbiamo problemi. Il programma praticamente si importa un file, come diceva Roberto, in STL e Slicer provvede a settare la macchina, a creare un file, un G-code, dove ci sono dentro tutti i parametri della macchina. Qui vediamo, Slicer è stato creato da un italiano, Alessandro Ranellucci, nel 2011. Il programma fondamentalmente si basa su quattro schede, c'è la parte del piano dove viene inserito l'oggetto, si ha la visualizzazione 3D, 2D o il preview della stampa, di come verrà fuori la stampa, e la parte di layer dove si vedono tutti i layer. Poi c'è la parte del settaggio proprio della stampa dell'oggetto, dove vengono decisi in questa scheda i layer e i perimetri. I layer sono i livelli, i perimetri sono i contorni. Poi c'è il bottom e il top dell'oggetto, perché l'oggetto dobbiamo sempre vederlo come fosse un tubo. E da lì si parte per avere un'idea della stampa. E c'è l'infill, che è praticamente l'ossatura interna. Questi parametri qua si possono scegliere, si può fare un cubo vuoto, si può fare un cubo pieno, e si decidono tutti quanti su questi parametri. L'infill si può partire da un minimo 5% dei gradini, da 5% in su, e l'infill si può anche decidere, ce ne sono 7-8 pattern, si può fare rettangolare, triangolare, esagono, la struttura interna, lì dipende da come l'oggetto sia necessitato, se sia rigido, se sia parzialmente morbido, sono tutti parametri che si decidono, poi si fa esperienza, una stampante, stampare e si fa esperienza, abbiamo buttato via tanto di quella plastica, evidenti. Poi c'è la velocità, la velocità di stampa, viene anche qua, dipende dal tipo di materiale che usiamo, se è VLA o ABS, ogni materiale ha la sua parametri di stampa, la temperatura e la velocità di stampa. Skill the brain praticamente sono degli strati che vengono fatti solo sul primo strato di stampa, che serve per tenere attaccato l'oggetto al piatto di stampa. Il supporto materiale, come diceva prima Roberto, riguarda quando ci sono oggetti che hanno un po' degli sbalzi, delle strutture interne che necessitano di essere sostenute, c'è questa funzione supporto materiale che si decidono tutti i vari parametri. Anche qui ci sono talmente tanti parametri che a volte è anche difficile capire bene come quale utilizzare uno rispetto all'altro. Poi sostanzialmente c'è questa qua che è il multiple extruder, ci sono stampanti che hanno più di un estrusore, si possono, perché adesso c'è anche la stampa multicolore, ormai come stampante ha detto di giusto, sta diventando anche la stampa 3D multicolore, anche multimateriale, si possono fare oggetti ad esempio con la parte esterna di un materiale rigido, la parte interna con un materiale morbido, fare una molla o qualcosa del genere. Cioè la fantasia qui si scatena su questo lavoro. La parte del filamento, dove si setta il tipo di plastica che si sta utilizzando, una cosa da dire è che conviene lavorare in modo strutturato, nel senso che quando io acquisto un nuovo filo, mi faccio un profilo di stampa per questo filamento, dove viene specificato la temperatura, del piatto di stampa e il flusso di stampa, cioè quanto l'estrusore, quanto il filo viene spinto dentro l'estrusore.
questi sono i tre parametri che riguardano principalmente il filamento. E poi c'è la parte del settaggio proprio della macchina, che è della stampante, la dimensione del piatto, da dove deve partire per stampare, tutte queste cose. Qua si settano se si ha più di un estrusore. Cosa stampare? Qua dipende dalla fantasia e dalle esigenze che si hanno. Noi maker, fantasia ce l'abbiamo, abbiamo troppa roba da stampare, abbiamo tanti oggetti, tante idee. E se uno non sa disegnare modelli 3D, come io non so disegnare, mi sono affidato a questo sito Thingiverse, ce ne sono anche altri, ma questo è uno dei più grossi, dove viene condiviso i file che uno genera, per esempio il progetto che noi quando andiamo a finire il progetto della stampante, lo metteremo su questo sito. Io ho preso delle parti che ho fatto nella stampante da questo sito, perché la mia stampante non era mai di originale, c'è ben poco. Infatti ho nella stampante ho tre tipi di progetti, ho dei pezzi che venivano da tre progetti, in più quattro che ha fatto Stefano, che abbiamo fatto queste modifiche che andranno a integrare. Questa è la bellezza dell'open source, prendere un'idea di uno, metterci la tua visuale e rimetterla a condividere la tua. Questa è la mia stampante, questa è quella originale, ma adesso la vedrete, non è più così. Grazie.